Salve a tutti ragazzi, oggi faremo la millefoglie, un dolce tipico francese ma conosciuto e cucinato in tutto il mondo. Iniziamo. Gli ingredienti saranno farina, tuorli, zucchero bianco, latte intero, panna e pasta sfoglia. La pasta sfoglia dipende da voi se volete comprarla o farla da voi. Iniziamo a formare la crema pasticcera. In un pentolino versiamo tutto il latte e tutta la panna. Versiamo anche metà dose di zucchero e portiamo sul fuoco, mi raccomando, in modo lento, dolce, senza farlo arrivare ad ebollizione. In una bulla a parte versiamo la farina setacciata, mi raccomando, lo zucchero rimanente e aggiungiamo lentamente un po' di latte caldo. E iniziamo a mescolare energicamente, mi raccomando, così non si formeranno i grumi. Adesso aggiungiamo i tuorli, mescoliamo energicamente e abbiamo formato il nostro pastello. Adesso riportiamo il pentolino sul fuoco e portiamo ad ebollizione mescolando sempre. Mi raccomando, il fuoco molto lieve. Dopo circa 3-4 minuti si sarà addensato, come potete vedere, e dobbiamo portarlo a temperatura ambiente il più presto possibile. Quindi cambiamo recipiente, prendiamone uno più freddo e mescoliamo continuamente. Adesso prendiamo la nostra pasta sfoglia, mi raccomando non troppo fredda da frigo. E dobbiamo semplicemente formare tre cerchi con un coppapasta, con un piattino, quello che volete. Adesso li andiamo a posizionare su una teglia con carta da forno e li andiamo a bucherellare. Adesso li andiamo a mettere in forno fino a cottura ultimata, ovviamente, come tutta la pasta sfoglia. E poi li andremo a far raffreddare. Adesso andremo a comporre la vera e propria torta. Andremo ad alternare crema pasticcera, amarene e pasta sfoglia. Come decorazione a nostro piacimento, io ho fatto tutti i spuntoni di crema pasticcera, l'ho ricoperti di granella di nocciole e granella di cioccolato fondente. Questo è il risultato finale. Ragazzi, spero tanto che vi piaccia. E iscrivetevi al canale per non perdervi altri video. Alla prossima!